Ciao ragazzi e benvenuti, io sono Antonio e oggi nuovo video unboxing a tema Funko Pop. Si tratta del mio pacco in abbonamento del mese di giugno. Io ho attivo un abbonamento da 3 Funko Pop a sorpresa e per chi volesse sapere maggiori informazioni su come funziona l'abbonamento di Pop in a Box, vi lascio nelle schede il link al mio primo unboxing dove spiego proprio tutto il funzionamento. Quindi ragazzi, detto questo, tutti i link utili sotto in info box e adesso andiamo a scoprire quali pop mi sono arrivati questo mese dalla mia lista dei desideri. Bisturi alla mano, andiamo ad aprire il nostro super pacco che però questa volta, questo mese, è un po' più piccolo rispetto a quello dei mesi precedenti. Ma vediamo cosa ci riserva questa volta. Sono sempre super contento e curioso quando arriva il pacco da Pop in a Box, perché mi piace questa cosa che arrivino i pop a sorpresa. Io ne ho messi tantissimi nella mia lista dei desideri, però non sai mai quelli che riceverai. E ragazzi, ce n'è uno che volevo tantissimo. Stavolta abbiamo 2 oversize e un pop regular, alla faccia di chi dice che il mio abbonamento è taroccato, perché non lo è. Infatti ho inserito diversi pop regular e questo mese ne ho uno, ma adesso li tiriamo fuori piano piano e ve li mostro. Il primo che vi vado a mostrare è questo, si tratta di un pop town e questo qui è un pop della linea Peppermint Lane. Io l'avevo messo nella lista dei desideri sperando fortemente che mi arrivasse, anche perché non credo che in tantissimi lo abbiano messo in lista, e si tratta di quella serie che uscì a dicembre per Natale. Io ne ho diversi, ne ho, se non sbaglio, 3 di questa stessa serie e mi mancava questo, che è il sindaco del villaggio di Natale, che sarebbe l'alberello di Natale, e poi la casetta del City Hall, quindi del municipio del villaggio. Questi qui sono molto particolari perché si illuminano, va messa una batteria dentro e tutte le finestrelle si vanno ad illuminare. Sono molto molto carini, tutti messi assieme. Magari seguitemi su Instagram antonio.seria, perché sicuramente a dicembre li tirerò fuori, perché li ho messi in cantina insieme a tutte le cose di Natale e poi li andrò ad esporre tutti assieme. Ho Babbo Natale, Mamma Natale, se non sbaglio ho anche il bar con il cameriere gatto, se non sbaglio, Gatto delle Nevi, una cosa del genere, non ricordo. Però ragazzi, mi piacevano tanto e quindi ho provato a buttare dentro anche questo e sono molto molto contento, anche perché costano parecchio, perché hanno questo meccanismo di illuminazione all'interno, e quindi super super contento di averlo ricevuto. Il secondo invece è un pop regular ed è questo qui, il pop di Klaus di Umbrella Academy. A me è piaciuta tantissimo questa serie e a breve dovrebbe arrivare la seconda su Netflix. Qualora non l'aveste vista, io ve la consiglio tantissimo, mi piace parecchio. E ragazzi, lui, Klaus, è il mio personaggio preferito e quindi volevo averlo, almeno uno della serie, perché prenderli tutti era abbastanza impegnativo, sono tanti. Però ho scelto uno su tutti e ho preferito Klaus. Quindi anche in questo caso super contento di averlo preso. Mi piace tanto la bottiglia che tiene in mano, che è trasparente, sembra avere proprio del liquido all'interno, anche se è dipinto. Ha anche il dettaglio dello smalto nero sui piedi, davvero molto molto ben fatto. Il tatuaggio dell'ombrello sotto il polso mi piace tantissimo, quindi contento della mia scelta. E poi abbiamo il secondo, che anche in questo caso è un pop town, il numero 2, e si tratta di SpongeBob. Ragazzi, io fin da quando uscirono i primi render di questo bipack volevo averlo, volevo prenderlo perché mi è piaciuto subito, mi piacerebbe proprio metterlo esposto, quindi secondo me è fatto davvero molto molto bene, tra i più belli. E poi abbiamo comunque 2 personaggi, perché abbiamo sia SpongeBob che Gary sulla sua testa, che è fatto davvero molto molto bene, anche abbastanza grande, credevo fosse un po' più piccolo. E poi abbiamo la casa ananas di SpongeBob. Quindi direi che come bipack è davvero molto molto bello. Mi piacerebbe recuperare anche il pop di Patrick più avanti, per poter avere almeno una mini serie di personaggi di SpongeBob. Ma ragazzi, questo qui secondo me è davvero super super figo e ve lo straconsiglio, anche perché l'ananas è rifinito davvero molto molto bene. Ci sono diverse sfumature di colore, non è basico come colorazione, e quindi per questo l'ho aggiunto anche nella mia lista dei desideri. E ragazzi, come sempre, l'abbonamento di Pop in a Box secondo me vale tantissimo la pena.
La cosa fondamentale è ogni settimana collegarsi al proprio account, andare a segnare tutti i nuovi pop inseriti da Pop in a Box e segnarli con pollice in su o pollice in giù o la coppa se già li possedete. Se davvero vi impegnate in questa cosa e segnate tutti i pop che vi interessano, mettendo magari una buona parte di pop oversize, se ci sono tra quelli là disponibili, se vi interessano, io devo dire che questo abbonamento vale davvero tantissimo la pena e ve lo straconsiglio. Naturalmente trovate tutti i link sotto in info box, per qualsiasi informazione naturalmente commentate, lasciate un mi piace, fatemi sapere su Instagram, messaggi privati, rispondo sempre, antonio.seria. E ragazzi, a questo punto non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento a prestissimo con tante altre novità. Ciao!